Ciao a tutti, io sono il Baffo Storico e oggi, come potete vedere, siamo in trasferta con un ospite decisamente d'eccezione. Siamo infatti a casa di Simone Colladon, il quale ci ha dato la possibilità di vedere, di poter smanettare e di poter analizzare il suo modello di Steyr-Mannlicher M95, precisamente il suo modello di moschetto carabina M95, ma presto arriveremo ai dettagli. Innanzitutto, prima di partire, devo ringraziare Simone per questa opportunità, ci segue da un po' e onestamente, conoscendolo, si è dimostrato sempre una persona veramente di cuore, gentilissima, e penso che la dimostrazione più grande sia letteralmente questa, darci lo spazio e la possibilità di parlare di un oggetto del genere che non è molto facile da vedere, anche perché questo in particolare è in perfetto stato di funzionamento. Non ha problemi, è frutto di un restauro, se non altro solo nelle parti lignee, la componentistica meccanica non è mai stata sostituita e non presenta segni così evidenti di usura, eccetto la canna, per ovvi motivi pratici, potremmo dire. E inoltre, cosa che rende quest'arma ancora più unica, a mio avviso, è il fatto che è tubata ancora con la munizione originale, ovvero è ancora tubata per l'8x50R Mannlicher con la munizione a palla semisferica, ed è una cosa decisamente difficile da vedere, specie a livello di collezionismo, in quanto di solito vengono ritubati con altri tipi di munizione o con l'8x56R ungherese, il quale è una palla spizza che viene adottata successivamente. Ve ne sono poche che sparano ancora la munizione originale che veniva utilizzata all'epoca. E di che epoca stiamo parlando? Nel caso in cui aveste vissuto sotto una pietra fino ad oggi, questo è il fucile d'ordinanza delle truppe austro-ungariche nel corso della Grande Guerra. Come ormai siamo abituati a fare in questo canale, è giusto partire con la storia dell'arma. Per fare ciò sarà impossibile non nominare almeno una volta Ferdinand Mannlicher, l'ingegnere progettista, in realtà ingegnere, tecnico e armaiolo, nonché inventore tedesco, poi naturalizzato in parte in Austria, il quale svilupperà il sistema di fuoco di quest'arma e darà vita a molte invenzioni per quanto riguarda l'ambito delle armi da fuoco, tra cui per esempio la clip Mannlicher, la clip che viene utilizzata sia per ricaricare quest'arma ma anche per ricaricare il Carcano 91, per esempio, che abbiamo già visto su questo canale. La sua figura ovviamente meriterebbe un video a parte, noi ci limiteremo a questo breve accenno e a vedere come appunto la sua mente arrivò a sviluppare questo, in particolare il suo sistema di caricamento, per cui è famosa quest'arma. Quest'arma infatti utilizza un sistema di caricamento a due azioni ed è perciò classificata come un fucile a ripetizione. Infatti la denominazione corretta per tutte le armi che oggi conosciamo come M95 Steyr in realtà all'epoca era Repetiergewehr M95 oppure Repetierstutzen, come in questo caso M95. Nel 1886 l'esercito imperiale utilizzava un fucile ad otturatore girevole scorrevole a quattro movimenti ed era abbastanza restio nell'adozione di un fucile con diverso tipo di caricamento, in quanto si riteneva che il grosso della truppa non sarebbe stato in grado di utilizzare qualcosa di più complicato. Tuttavia il discorso era diverso per Mannlicher. Riteneva infatti che l'utilizzo di un otturatore che riducesse al minimo i movimenti da compiere da parte del soldato ne avrebbe agevolato la praticità, oltre che a migliorare le prestazioni di rapidità di tiro, cosa fondamentale se si pensa al concetto di guerra dell'epoca. Mannlicher sviluppò così una serie di prototipi per otturatori a due movimenti, straight pull in inglese o ruckzuck, spingi e tira in tedesco, i quali grazie all'utilizzo di una testa girevole con due alette di bloccaggio laterali erano in grado di eseguire, per così dire, meccanicamente tutti i movimenti necessari al funzionamento dell'arma, ma che manualmente richiedevano solo la metà dei movimenti che un comune otturatore a quattro movimenti avrebbe richiesto al soldato, il quale con questo nuovo tipo di otturatore doveva essenzialmente solo tirarlo all'indietro e spingerlo in avanti. Nonostante la perplessità dell'alto comando di Vienna, nel 1886 Ferdinand von Mannlicher presentò il suo prototipo per un fucile a ripetizione, il quale utilizzava un otturatore con testa girevole a due alette di chiusura laterali. L'arma era alimentata con clip Mannlicher da 5 colpi in 11 mm Werdl, la munizione standard dell'esercito. Oltre alla capacità di un volume di fuoco nettamente superiore rispetto al fucile Werdl, la solidità strutturale dell'arma e la sua affidabilità convinsero l'alto comando asburgico ad adottarla ufficialmente come fucile d'ordinanza per l'esercito. Entrò così in servizio nello stesso anno con il nome di M86 Repetiergewehr. L'alto comando si rese conto che l'arma era nata vecchia. In sostanza utilizzava una munizione che aveva già più di 10 anni e che era stata sviluppata per un tipo di guerra
diversa da quella che si andava profilandosi alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento. Questa munizione era di 11 mm, era lenta e decisamente troppo grossa. L'alto comando così cominciò lo sviluppo di un nuovo tipo di munizione da dare in dotazione alla fanteria. Le basi per lo sviluppo della nuova munizione furono essenzialmente due. Il primo, che essa utilizzasse un proiettile a punta semisferica. Il secondo, che fosse di un calibro decisamente più ridotto. E si optò per l'8 mm. Così nel 1888 venne introdotta una nuova munizione. Essenzialmente l'8x50R che oggi conosciamo venne denominata con l'anno in cui venne introdotta, quindi M88, e il nome preciso e completo è M88 Schaffe Patronen. La produzione dell'M86 fu così interrotta in favore del nuovo modello M88, praticamente identico al precedente tranne che per alcuni dettagli ed il fatto che fosse tubato e camerato per la nuova munizione. Ma siccome la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento sono epoche fantastiche per gli sviluppi tecnologici, in particolare nell'ambito delle armi, anche questa munizione invecchia abbastanza in fretta. Nel 1890 l'alto comando austro-ungarico si rese conto che per rimanere al passo con i tempi e con le potenze europee era necessario, in ambito militare, sostituire le vecchie cartucce a polvere nera con munizioni più moderne a polvere in fume. La soluzione fu semplice: prendere la vecchia munizione a polvere nera, la 8 mm M88 Schaffe Patrone, e sostituire la carica di polvere nera originale con 2,75 grammi di polvere nera in fume grafitata Schwab. La munizione fu denominata 8 mm M90 Schaffe Patrone. Data la nuova munizione, l'esercito austro-ungarico comincia ad adattare i precedenti modelli M88 e M86 con il nuovo tipo di otturatore sviluppato per essa. Tuttavia era palese che vi fosse l'urgenza di sviluppare un fucile dedicato appositamente per questa munizione. Sempre nello stesso anno il comando di Vienna promulgò un bando di gara per lo sviluppo di nuovo fucile per i reparti di cavalleria, i quali utilizzavano ancora la vecchia carabina Werdl monocolpo, la quale ormai era superata di una generazione. Mannlicher presentò così il modello di una nuova carabina, caricabile con 5 colpi M90 caricati grazie ad una clip, e con una versione migliorata del suo otturatore scorrevole con due alette oscillanti di bloccaggio. La carabina, nominata Repetier Carabine M90, venne ufficialmente adottata dall'esercito in quell'anno, dando eccellenti risultati. Facile da usare, con un caricatore sufficientemente capiente per un peso ed un ingombro pari a quello delle vecchie Werdl. Pochi anni dopo, nel 1894, venne deciso di sostituire anche i fucili della fanteria, i quali, a causa degli otturatori ad appoggio posteriore asimmetrico, risultavano poco affidabili. Fu così deciso di adottare un nuovo tipo di arma che utilizzasse lo stesso tipo di otturatore a due movimenti della carabina M90, migliorandolo solamente in pochi aspetti produttivi. Nacque così una nuova arma denominata 8 mm Repetier Gewehr M95. Ma ora torniamo al nostro vetusto ospite. Come abbiamo detto prima, questo è un moschetto carabina Steyr M95. Cosa vuol dire moschetto carabina? Beh, se mentre per 95 ci siamo arrivati, ovvero essenzialmente l'anno in cui è stata sviluppata e introdotta quest'arma, la definizione di moschetto carabina va a inserirsi nel fatto che dell'M95 vennero realizzati quattro modelli principali. Il fucile M95 per la fanteria, la carabina M95 per la cavalleria, i ciclisti, l'artiglieria e l'artiglieria da montagna. Il moschetto M95, che andò in utilizzo invece prevalentemente alle truppe da montagna, artiglieri campali da fortezza e ai telegrafisti, oltre che ai pionieri. Ed infine la carabina moschetto e il moschetto carabina M95, due varianti dell'ultimo che si distinguono solamente per la maglietta supplementare applicata sulla sinistra della fascetta posteriore della canna, la quale risulta mobile in uno e locata nell'altro. Tra questi vari modelli la differenza più evidente è la lunghezza. Infatti il fucile è lungo per l'esattezza 1272 mm per 3,7 kg di peso, mentre le carabine e i moschetti in genere si aggirano solamente intorno al metro di lunghezza per 3,4 kg di peso. Inutile dire che la lunghezza esagerata, potremmo dire, del fucile deriva da una concezione ottocentesca cui nasce quest'arma. Essenzialmente la concezione dell'epoca era che il fucile non fosse altro che uno strumento che doveva essere utilizzato il 50% per il tiro di formazione di schermaglia dal fante e per il resto del tempo, per il resto del 50% del suo tempo, andava utilizzato essenzialmente come una picca con la baionetta innestata contro altri reparti di fanteria o contro la cavalleria. Era una concezione molto antica delle armi, dell'arma da fuoco. Ciò appunto influiva sul fatto che le armi ad uso individuale dovessero essere quanto più lunghe possibile per facilitare, potremmo dire, l'effetto picca. Tuttavia, come abbiamo visto, questo in particolare venne adottato da un gran numero di elementi della fanteria
E via via che il conflitto andava avanti, venne prodotto sempre in maggior quantità rispetto piuttosto alla versione fucile. Perché questo? E soprattutto, perché questo modello, che era nato inizialmente, come abbiamo visto, anche per truppe che non dovevano essenzialmente prendere parte diretta ai conflitti armati, venne addirittura scelto dalle squadre di pionieri? Beh, la spiegazione è molto semplice, ovvero al banco di prova della Prima Guerra Mondiale, la concezione di un'arma lunga da utilizzare come picca in battaglie campali aperte, corpo a corpo fra fanterie, non esisteva, era inutile. Le armi lunghe, anzi, erano un problema. Armi lunghe si intende, perdonatemi, fucili estremamente lunghi, erano più che altro uno svantaggio, in quanto ci si ritrovava a combattere nelle trincee, spesso anguste, e in particolare per l'Austria-Ungheria nel settore alpino. Le gallerie, non so se avete visto per esempio il mio precedente video, se avete mai avuto l'occasione di poter entrare in una galleria della Prima Guerra Mondiale, non è esattamente uno spazio così grande come uno magari inconsciamente potrebbe pensare, neanche una trincea è esattamente un luogo così a misura d'uomo, ergonomico, quel che si voglia dire, è piuttosto angusto. E un'arma lunga rischia di diventare veramente un problema più che una soluzione. Comincia a essere un problema nel momento in cui ci si muove, in quanto letteralmente va a sbattere a destra e a sinistra ed è difficile fare anche un semplice movimento come il chinarsi e entrare appunto in un rifugio. L'arma infatti potrebbe rimanere impigliata con la parte della canna o con la parte del calcio a un qualche ostacolo e non consentire, diciamo, un accesso così agevole. È un vero e proprio rischio, oltre che una cosa estremamente scomoda da portarsi appresso. Mentre il fatto di realizzare armi compatte, molto piccole, molto facili da gestire anche in termini appunto di spazi, garantiva che queste armi potessero essere usate molto molto più comodamente negli spazi angusti di una trincea e in generale nel contesto della Prima Guerra Mondiale. Così un passo alla volta il modello moschetto, la carabina moschetto e il moschetto carabina M95 presero gradualmente il posto dei lunghi fucili M95 fra la truppa. E per quanto riguarda i pionieri, beh, essenzialmente per la stessa questione portata al quadrato. I pionieri e in generale le truppe d'assalto, infatti questo venne utilizzato anche dalle Sturmtruppe austro-ungariche e dagli Jagdkommando, sul quale sicuramente farò un video, per loro il concetto di un'arma facile da portare e che non desse troppo ingombro era elevato all'ennesima potenza. Trovarsi a attraversare la terra di nessuno o angusti passaggi il più in fretta possibile e nella maniera più agevole possibile era la chiave, dopo tutto, della loro efficienza. Ciò si nota anche per esempio negli scritti del capitano Rohr, il quale consiglia proprio l'utilizzo di armi corte e di carabine e moschetti alle truppe che andavano in avanscoperta nelle prime formazioni di pionieri barra Storm Battalions. Questo modello è assente, tuttavia nelle carabine e nei fucili M90 è presente un alzo a ritto regolabile che consente di modificare l'alzo dai 300 ai 2600 passi, circa 1500 metri, distanza estremamente ottimistica, impossibile effettuare un tiro mirato contro un bersaglio umano con questo sistema di mira a quella distanza, ma è un dettaglio comune in quasi tutti i fucili della Grande Guerra. Qui invece possiamo vedere le due tacche di mira fisse sull'arma, quella a 300 e a 500 passi, ovvero per tiri fino alla distanza di circa 375 metri. Si possono notare inoltre le varie marcature e bancarature presenti sull'arma. Da notare che il calcio non presenta lo stesso numero di matricola del resto delle componenti, in quanto si tratta di un lavoro di restauro. Salta subito all'occhio il marchio Budapest, cioè della manifattura Fegyvergyár di Budapest, appunto, ed il nome del brevetto dell'arma, M95. Questo ci fa presupporre che questo moschetto fosse in adozione alla Honved ungherese, ma non è detto al 100%. La canna presenta quattro righe destrose. La velocità del proiettile alla volata è di circa 620 metri al secondo. E correggendo un mio errore in un video precedente, sì, è un proiettile supersonico. Tuttavia molto lento se paragonato ai proiettili sparati da altre armi nel primo conflitto mondiale, primo fra tutti il 91, ma anche il Carabiner 98 o l'SMLI. Ma adesso andiamo ad analizzare la caratteristica più distintiva di quest'arma, ovvero l'otturatore a due movimenti. L'otturatore che vedremo montato sull'M95 è praticamente
potremmo dire grosso modo l'ultima evoluzione, l'ultimo modello dell'otturatore originale che fu sviluppato nel 1877 da Mannlicher e che modello su modello venne continuamente rimaneggiato e reso sempre più efficiente possibile. Si compone di due componenti principali: il corpo principale esterno ed il cilindro girevole interno. Il corpo centrale possiede due grandi nervature esterne che scorrono lungo i lati e fungono da slitta nel processo di arretramento e di avanzamento in fase di ricarica. Nella nervatura destra è alloggiato il gambo elastico dell'estrattore, la cui sommità va ad inserirsi nella sommità della testa girevole quando è in posizione di fuoco. Nella parte inferiore sono presenti due piccole nervature a coda di rondine che fungono da guide principali durante lo scorrimento di ricarica, le quali scorrono in due solchi appositi ricavati sulla base della culatta dell'arma. Nella parte terminale vediamo i due denti. Il primo poggia sulla punta dell'espulsore in chiusura, mentre il secondo, sempre in chiusura, si punta sull'estremità frontale del bilanciere di scatto, impedendo così la fuoriuscita dell'otturatore in caso di cedimento delle alette sulla testa girevole. Il corpo principale ha cavo al suo interno per ospitare nella parte frontale la testa girevole e nella parte posteriore il canne dell'arma. La testa girevole si distingue per le due alette laterali di chiusura ed è forata al suo interno per consentire il passaggio della punta del percussore. Al suo interno vi scorre il percussore con la relativa molla. Per aprire l'otturatore è sufficiente tirarlo all'indietro utilizzando il pomello esterno. In una prima fase arretrerà solo il corpo principale dell'otturatore per circa 18 mm. Successivamente a questo breve tratto, un accoppiamento elicoidale interno al corpo principale, sulla quale è fissata la testa girevole, costringerà quest'ultima, con il proseguire dell'operazione, a ruotare in senso orario di un quarto di giro, sfilando le alette dalle loro sedi e facendole scorrere su due rampe sino a due scanalature longitudinali sulla culatta dell'arma. Tale manovra, che richiede un piccolo sforzo, consente anche all'estrattore di liberarsi e di agganciare il bordo R del bossolo. Continuando la manovra, tutte e due le parti principali dell'otturatore arretrano, sino a scoprire l'espulsore del bossolo posto davanti al bilanciere di scatto, il quale, urtando il bossolo, lo lancia letteralmente fuori dall'arma. Spingendo in avanti la testa girevole, preleva dal caricatore sottostante una cartuccia per spingerla sino alla camera di scoppio. Le alette, arrivando al termine delle due scanalature guida nella culatta, vengono costrette a ruotare ulteriormente di un quarto di giro in senso orario per farle rientrare nelle loro sedi. Quest'ultimo movimento richiederà, come prima, un minimo di sforzo in quanto bisogna vincere gli attriti fra le alette, le guide e l'accoppiamento elicoidale all'interno. La sicura dell'arma è visibile sull'otturatore. Trattasi infatti della levetta zigrinata perpendicolare alla cresta del cane. Per essere inserita va applicata un po' di pressione su quest'ultima ed alzata verso l'alto. Inoltre, fra il grilletto e il caricatore è notabile il pulsante di sgancio d'emergenza del pacchetto delle munizioni interne, il quale consente, con l'otturatore aperto, di estrarre immediatamente sia la clip che tutte le munizioni inserite all'interno del caricatore. In caso di cilecca della caps o di mancato caricamento del percussore, è possibile ritentare il colpo, riarmando il percussore senza aprire l'otturatore, semplicemente riarmando il cane, tirando indietro la sua cresta. Operazione molto semplice che fornisce all'utilizzatore una buona dose di sicurezza. L'otturatore di quest'arma è un capolavoro di meccanica. Veramente è estremamente affascinante e nel maneggiarlo si ha proprio la sensazione che sia un oggetto realizzato con cura e estremamente resistente, cosa che di fatto è. Tuttavia è molto difficile da produrre ed è ancora più difficile da gestire in termini di prendersene cura. Ovvero, se mentre un soldato italiano può imparare a smontare molto rapidamente il fucile di un 91 e a pulirlo nella maniera adeguata, e lo stesso si può dire di un soldato tedesco quanto di uno di quello inglese per quanto riguarda i rispettivi fucili e le rispettive armi individuali, beh, per quanto riguarda la truppa austro-ungarica, il soldato austro-ungarico comune si troverà parecchio in difficoltà nel dover smontare e pulire l'otturatore di quest'arma, e solamente dopo un lungo addestramento e tanta pratica un soldato riuscirà a farlo in tempi quantomeno non geologici, e dopo parecchi anni, mi viene a dire, o parecchia esperienza già per quanto riguarda armi da fuoco e per quanto riguarda smontare quest'arma in particolare, riuscirà a farlo in maniera veloce ed efficiente. Dal canto mio io non procederò in questa operazione per due semplici motivi. Il primo è quello che vi ho appena detto, il secondo è che quest'arma non è mia. Non è mia e non vorrei mai ritrovarmi a giocare e a fare scemenze con l'otturatore altrui, con la roba altrui. Non è nel mio stile e non gradirei eventuali conseguenze spiacevoli, dunque
rimarrà ben richiuso e al sicuro. Ma ora fermiamoci un attimo per parlare della munizione utilizzata da quest'arma. Per analisi delle munizioni utilizzeremo munizioni assolutamente inerti e ispezionabili, prive di polvere esplosiva al loro interno. Il bossolo è stato progettato nel 1888 ed è lungo 50,2 mm ed è realizzato interamente in ottone. Ha la forma di bottiglia, una classica forma di bottiglia. La palla, d'altro canto, è una palla in 8 mm di diametro, a punta semisferica, con nucleo in piombo. Qui si può vedere il nucleo e la camiciatura esterna, la quale invece è fatta in acciaio. Per quanto riguarda la lunghezza, la pallottola è lunga 31,8 mm e pesa precisamente 15 grammi. Originariamente, come abbiamo detto, la carica di propellente interno alla munizione era di 4 grammi di polvere nera Brauer Pulver, poi sostituita nel 1890 con 2,75 grammi di polvere in fume grafitata Schwab. Tuttavia, a seguito di tale rinnovamento, il bossolo e il proiettile non vennero mai modificati. Infatti posseggono ancora l'originale forma del bossolo a polvere nera, delle prime munizioni a polvere nera per essere precisi, e si può notare questo per esempio nella punta semisferica e nel fatto che sia presente un bordo R sul fondo del bossolo. R sta per rimmed nel caso, ovvero leggermente ribattuto e sporgente. Sul fondello della munizione troviamo le informazioni essenziali per quanto riguarda la fabbricazione. Vediamo che è diviso innanzitutto a quattro spicchi tramite dei solchi ad X. Questi solchi ad X appunto dividono il fondello in quattro spicchi, ognuno dei quali riporta un'informazione. Nella parte alta, diciamo lo spicchio superiore, è riportato un numero romano che indica il mese di produzione della munizione, in questo caso il primo mese, quindi gennaio. Divisa nei due spicchi laterali vi è la data dell'anno di fabbricazione della munizione, in questo caso il 1917, sta per 1917, e nello spicchio inferiore vi è riportata la sigla del produttore, il marchio della manifattura che ha realizzato la munizione. In questo caso è una G e una R, ciò indica che è stata realizzata dalla George Roth di Vienna. Una particolarità che va evidenziata e che spesso passa sotto banco e sotto gamba a molti è la CAPS di questo tipo di munizione. La CAPS è particolarmente grande e particolarmente sensibile. Ciò è dovuto al fatto che, utilizzando un sistema di ripetizione come quello sviluppato da Mannlicher e appunto adottato nell'M95, una CAPS normale, una CAPS di piccole dimensioni e relativamente poco sensibile, non avrebbe funzionato a dovere. Non avrebbe funzionato, non avrebbe garantito al 100% la sicurezza che l'arma facesse fuoco. Dunque, per la realizzazione di queste munizioni è stata adottata una CAPS molto più grande, molto più larga e decisamente più veloce. Tanto veloce che è possibile, al momento dello sparo, sentire il suono acuto, lo schiocco acuto della CAPS che viene innescata, e successivamente il botto dell'esplosione, ovvero della polvere in fume che prende fuoco e che appunto fa partire lo sparo. Questa sequenza è facilmente distinguibile appunto in due suoni netti e distinti, uno schiocco e un'esplosione vera e propria, uno sparo vero e proprio. Questo dettaglio non vi riporta alla mente niente? Beh, è facile immaginare che probabilmente il soprannome dato allo Steyr, ovvero Tapum, derivi proprio da questo, dal fatto che si sentano due suoni distinti al momento dello sparo, e probabilmente i fanti italiani riuscivano a identificare il suono della CAPS che veniva innescata dal suono dello sparo che ne conseguiva. Ciò appunto sarebbe una spiegazione molto più logica del perché lo Steyr M95 si buscò il soprannome di Tapum piuttosto che la diceria secondo la quale arrivasse più rapidamente la palla sul bersaglio che il rumore dello sparo vero e proprio. Un altro dettaglio che sono felice di riportarvi in questo video è il fatto che, al contrario di quanto molti dicano, ovvero che la munizione in 8x50R non avesse crimpature sul colletto, ovvero non avesse crimpature che assicurassero il proiettile al bossolo,
Vi erano dei casi in cui ciò era presente. C'era presente durante proprio la Prima Guerra Mondiale. In questo caso vediamo come la manifattura Georgia Lott di Vienna non ne applicasse, ma qui con me ho anche una munizione sempre del 1917, successiva solamente di 3 mesi, e essa, come, perdonatemi, non vi ho fatto vedere, prodotta dalla BWF, ovvero Berdorferwaffenfabrik, che presenta una climpatura. Presenta una climpatura e questa non è una munizione da maneggio, ma è una munizione vera e propria, quindi non c'è stata un rimaneggiamento, una ricarica. È arrivata a noi esattamente così com'è, con una climpatura sul bordo fra il proiettile e il bossolo. Come abbiamo detto, l'M95 era alimentato grazie a pacchetti Mannlicher, clip Mannlicher da 5 colpi, come questo, che adesso andiamo a caricare con l'ultimo colpo, le quali venivano inserite per intero nel caricatore dell'arma e essenzialmente sparate una alla volta. C'è un attimo di difficoltà, perdonatemi. Il caricatore da 5 dello Steyr non è esattamente il più pratico al mondo per quanto riguarda ergonomicità. Ecco fatto. Infatti, essendo asimmetrico, a differenza di quello del Carcano, per esempio, ha un lato corretto per inserire la munizione e va inserito per un lato corretto nell'arma, ovvero questo è distinguibile. Il lato superiore dal fatto che vi sia questa zigrinatura sulla clip. La clip dunque va inserita in questo verso e altrimenti non v'è modo di inserirla nell'arma e ciò è un difetto nel momento in cui si va a ricaricare singolarmente la clip. Tuttavia, nel momento in cui si ha il pacchetto inserito nella giberna, lo si inserisce già direttamente in posizione, quindi non rappresenterebbe in linea teorica neanche troppo una difficoltà per il soldato per ricaricarlo rapidamente. Non è così poco intuitivo come ci si possa aspettare, del resto qualsiasi arma moderna con caricatore asimmetrico altrimenti dovrebbe essere difficile da ricaricare. Magari in situazioni d'emergenza col pacchetto singolo sciolto fuori dalla giberna, beh, lì sì, forse si incorreva in qualche secondo di esitazione in più rispetto che con un pacchetto del Carcano. La clip Mannlicher, come possiamo vedere, è aperta sul fianco e questo solamente nelle clip per le munizioni a polvere in fume. Le munizioni con la polvere nera invece erano chiuse e avevano delle costolature di rinforzo e presenta di solito un marchio sul fondo. In genere è un marchio di uno dei produttori di munizioni, può essere lo stesso delle munizioni inserite nel pacchetto nel 90% dei casi o in questo caso il marchio di un altro produttore. Abbiamo già parlato in un video di come vennero realizzate dai soldati delle munizioni Dundun, semplicemente rovesciando e inserendo ribaltato al contrario il proiettile della munizione 8x50R Steyr. E abbiamo già parlato anche in un secondo video di come per quest'arma vennero sviluppate anche delle munizioni esplosive. Tuttavia, mi sembra il caso, dati i commenti sotto i video, di rincarare la dose. Munizione Manfred Weiss di Budapest, prodotta dal 1913, presenta 4 solchi a croce sulla sommità dell'ogiva che scoprivano l'interno in piombo. All'impatto il proiettile si scamiciava, espandendosi nel corpo del malcapitato. Munizione Cook Munitionfabrik di Wollensdorf, prodotta dal 1916, aveva la camiciatura in piombo che terminava 4 mm prima della punta del proiettile, lasciando esposto il nucleo in piombo, che non veniva indurito durante la fabbricazione, in modo da garantire l'espansione del proiettile al momento dell'impatto. In aiuto a ciò, sulla camiciatura vi erano impressi 4 solchi longitudinali che andavano ad indebolirla ulteriormente. Voglio ricordare che questo tipo di munizioni venne vietato dalle convenzioni dell'AIA del 1899 e del 1907 e infatti l'esercito austroungarico non adottò mai ufficialmente tali munizioni. Non so esattamente come venisse gestita la vendita delle armi nell'impero austroungarico, mia pecca, perdonatemi. Tuttavia, quello che sembra trasparire è che le fabbriche produttrici essenzialmente sviluppassero queste munizioni su
base appunto del proiettile in uso alle forze armate, della munizione in uso alle forze armate, e le vendessero sul mercato civile. Queste munizioni venivano vendute nelle armerie dell'impero e fornite in alcuni rarissimi casi sotto banco negli spacci, nelle pressi delle retrovie del fronte. Tuttavia, come abbiamo detto, l'alto comando non adottò mai ufficialmente uno di questi modelli come munizione, potremmo dire, supplementare regolare. Vennero, anzi, stando a quanto viene riportato da diverse circolari emanate dall'alto comando, si cercò di bandire il più possibile l'utilizzo di questo tipo di munizioni da parte dei soldati. Infatti vi è un grossissimo numero di circolari che impongono agli ufficiali e ai sottufficiali di ispezionare le scorte di munizioni della truppa, onde a individuare eventuali soldati che facevano utilizzo di questo tipo di munizione che di fatto era vietata. E inoltre, a riprova di ciò, vi è anche il fatto che fossero state emesse numerose condanne a rigore e comunque a punizioni severe per dei soldati che vennero effettivamente trovati in possesso di questo tipo di munizione. Ciò testimonia che l'utilizzo di proiettili ad espansione, di proiettili d'onduno, di proiettili esplosivi avvenne effettivamente fra le fila quantomeno dell'esercito austro-ungarico nella prima guerra mondiale, e non avvenne solamente in piccoli casi isolati, ma era un fenomeno, potremmo dire, che nel sottobosco della truppa era sufficientemente diffuso. Non era all'ordine del giorno, ma non era nemmeno un caso clamoroso, singolo e unico e che non si ripete mai più. All'alba del primo conflitto mondiale l'esercito austro-ungarico non disponeva di una quantità adeguata di M95. Il 25 luglio 1914 un rapporto, richiesto per valutare i numeri della mobilitazione generale, offriva un quadro assai preoccupante. Per un esercito forte di 3.350.000 uomini erano stati prodotti sino ad allora solamente 850.000 tra fucili, carabine e moschetti M95. Non è questo il caso di parlare della condizione generale dell'esercito austro-ungarico all'alba della Grande Guerra, ma come potete immaginare, alla luce di questi numeri non era ottima, come molti tendono a credere. A tali deficienze l'alto comando austro-ungarico dovette mettere delle toppe in maniera molto molto veloce, come l'acquisto all'estero di altri fucili come i Mauser Modo 88 dalla Germania o 10.000 Schmidt-Rubin 89-96 dalla Svizzera. Attuò inoltre una riconversione frettolosa di tutte le armi M86 e 89 al nuovo sistema dell'M95. Inoltre si bloccarono le esportazioni all'estero dei fucili M95. Nonostante quest'arma non fosse priva di difetti, e anzi ne parleremo a breve, già nelle prime battute della prima guerra mondiale si fece una reputazione eccellente fra le truppe dell'impero austro-ungarico, in quanto i fanti lo reputavano un fucile decisamente solido, decisamente affidabile e semplice da utilizzare, e soprattutto fra i nemici, i quali, soprattutto voce che girava fra le truppe italiane, reputavano la munizione in 8x50 una munizione terribile, in grado di causare ferite veramente veramente letali. Ma parliamo ora degli accessori in utilizzo a questo fucile, e partiamo da quello più iconico, quello più caratteristico e quello probabilmente anche più diffuso, ovvero la sua baionetta. Questa è la sua baionetta originale, si tratta infatti di una Stutzenbayonet M95 sviluppata apposta per le versioni corte dell'M95, quindi per la carabina, per il moschetto carabina e per la carabina moschetto. È una baionetta, potremmo dire, classica. È una baionetta che presenta un tagliente verso l'alto, lunga complessivamente 36 cm, di cui 24,8 di lama. Si innesta tramite il classico innesto a baionetta posto sul pomolo terminale dell'arma e, come abbiamo detto, appunto al tagliente verso l'alto. Le guancette sono di legno e presenta solitamente due marchi: il marchio d'accettazione dell'impero austro-ungarico, l'aquila bicipite, e un numero di serie. In questo caso abbiamo il numero 34. Il numero di serie, al contrario di quello che molti pensano, non è come per le baionette del 91, ovvero il fodero di questa baionetta non aveva per forza il numero 34 inciso. Vi sono casi in cui ciò accade, ma vi sono molti casi in cui ciò non accade, ciò per il fatto che le manifatture che producevano i foderi spesso non erano le stesse che producevano le baionette, quindi
era un po' difficile, potremmo dire, farli combaciare prima del momento esatto in cui venissero rinfoderate per la prima volta. In questa baionetta ci sono moltissime versioni, ma principalmente ve ne sono due: la Stutzen Bayonet e la Messer Bayonet. Che differenza c'è? Essenzialmente una è più lunga dell'altra di 2 cm sulla lama. Cambia qualcosa? No, ora lo sapete, siete contenti, immagino. Le due baionette sono interscambiabili, ovvero si può montare una Messer Bayonet anche sulla carabina e si può montare la Stutzen Bayonet anche su un fucile M95 senza alcun problema. Tuttavia, per ognuno di questi due modelli vi sono ulteriori versioni. Vi è per esempio la versione, a mio avviso, più vistosa e balzante all'occhio, ovvero la versione per ufficiale, quale è prodotta in acciaio nichelato che dà un eccellente effetto argentato barra specchiato sulla lama, ma vi è anche una versione da sottufficiale che in comune con quella da ufficiale ha il fatto che nella parte inferiore della crociera vi è un piccolo uncino rivolto in avanti. Inoltre di quest'ultima, la versione da sottufficiale, vi è un'ulteriore versione la quale ha un mirino supplementare al di sopra dell'anello di inserimento sulla canna. Avendola tra le mani si può notare fin da subito che questa baionetta è un eccellente esempio di manifattura. È molto molto buona, costruita con eccellenti materiali e con molta cura nei dettagli. Le rivettature e in generale le sagomature delle varie superfici sono fatte veramente a regola d'arte. Con l'andare avanti della guerra, tuttavia, non era più possibile per l'impero austro-ungarico permettersi di poter produrre un oggetto del genere e in quantità abnormi, in quanto il tempo di produzione ed i costi di realizzazione erano decisamente elevati. Venne così introdotta nel 1916 la versione Ersatz o Ersatz Bayonet für das Repetiergewehr M95, a misura standard per fucile e per moschetto. Consisteva, come vediamo, in una lama d'acciaio piegata di 90 gradi con saldata nella parte piatta finale una lastra con l'anello di inserimento della canna, terminante con la saldatura di una linguetta per l'innesto sull'arma. Solitamente priva di marchi, può variare nella fattura e nelle dimensioni di qualche millimetro a seconda della manifattura di produzione, tuttavia il taglio della lama risulta sempre essere verso l'alto. Altri accessori senza dubbio pittoreschi furono i defilatori verticali, che consentivano il fuoco dal parapetto della trincea senza esporvisi. Ve ne erano di artigianali, ma grande successo ebbe il modello progettato dal tedesco Heinrich Pies, che venne brevettato nel luglio 1915, il quale era dotato, oltre che di un calcio in legno, di un periscopio integrato e dedicato per l'arma, consentendo così anche la possibilità di eseguire un fuoco discretamente mirato. L'utilizzo di questi defilatori era possibile grazie all'otturatore scorrevole, il quale consentiva di ricaricare l'arma utilizzando una leva integrata nel sistema di defilazione, cosa impensabile per altri fucili a bolt action. Simile a questo defilatore vi era lo Scheiss Periscope, brevettato il 20 agosto 1917 dallo sloveno Fridolin Kaučić, il quale era un periscopio orizzontale all'arma da porsi fra l'otturatore e l'alzo di mira, che consentiva di utilizzare il fucile dalla feritoia di uno scudo da trincea senza esporsi. Inoltre per quest'arma vennero realizzati svariati modelli di granata da fucile, alcuni dei quali li abbiamo già visti in questo canale e vi metto in descrizione o in ogni caso a finestra sopra il link di riferimento per andarveli a recuperare. Venne sviluppato in due versioni un cannocchiale per il tiro di precisione, il Zielfernrohr M95. Queste due versioni, per fucile e per carabina, erano montabili sul lato sinistro dell'arma. Tale cannocchiale consentiva 3 gradi di ingrandimento, obiettivo anteriore da 22 mm di diametro e oculare da 25 mm. Le dimensioni di queste lenti rendevano possibile la messa a fuoco del bersaglio anche in situazioni di scarsissima luminosità. Interessante è anche lo sviluppo di un dispositivo di mira luminoso tramite l'utilizzo di una lente luminescente che consentiva la mira, o per meglio dire, l'allineamento delle tacche di mira anche in condizioni notturne. Nel corso della Prima Guerra Mondiale la produzione degli M95 non raggiunse mai picchi strepitosi. Ma perché questo? Questa deficienza non va imputata a una mancanza di volontà da parte dell'alto comando dell'esercito austro-ungarico di produrre su amplissima scala quest'arma, su scala spaventosa, come del resto fu prodotto per esempio il Carcano 91, l'SML inglese o il Carabiner 98. Venne sì prodotto in numero elevato, ma mai in grado di ricoprire al 100% ogni singola unità nell'esercito austro-ungarico che venne
costretto spesso a utilizzare altre armi di ripiego, e ciò appunto non a causa di una deficienza, di una mancanza di visione, di prospettiva da parte dell'alto comando, il quale dal canto suo già nel 1908, capitanato da Franz Conrad von Hötzendorf, batté diverse volte i pugni sul tavolo affinché quest'arma venisse prodotta su più vasta scala, su più manifatture e in maniera quanto più efficiente e diffusa possibile. Tuttavia ciò non avvenne mai. E perché? La risposta in realtà è molto semplice. Quest'arma è oggettivamente difficile da produrre. L'otturatore e in genere le sagomature interne richiedono una manodopera estremamente qualificata, dei macchinari molto molto buoni e degli acciai e dei materiali di qualità decisamente elevata. Ciò era difficile da avere già con una situazione di pace. Figuriamoci con una situazione di guerra. Con una situazione di guerra e anche con una situazione di guerra per come stava andando all'impero austro-ungarico, il poter pensare di aumentare la produzione di quest'arma era assolutamente fuori discussione. Venne sì implementata al meglio delle possibilità, ma non raggiunse mai i livelli strepitosi che abbiamo per esempio con le armi elencate prima. Ciò va ad aggiungersi il fatto che su quest'arma non furono mai trovate soluzioni ersatz. Se per la baionetta si trovò la soluzione appunto con la baionetta M16 ersatz, per quanto riguarda le componentistiche dell'M95 non venne mai impiegata nessuna soluzione di ripiego. In generale la qualità dei fucili M95 rimase di standard elevati dall'inizio alla fine del conflitto. Ciò dal punto di vista puramente meccanico e collezionistico è assolutamente ammirevole, ma dal punto di vista tecnico e militare è allarmante, in quanto non ci si può aspettare che un paese con difficoltà di approvvigionamento di acciai, di manodopera e in generale con un'economia leggermente traballante come quella dell'impero austro-ungarico nel 1917 potessi in qualche modo riuscire ad incrementare efficacemente la produzione di quest'arma senza nemmeno modificarne una componentistica. Ma parlando della sezione dolorosa dei difetti di quest'arma, beh, si può partire innanzitutto nel dire che è un'arma di concezione squisitamente ottocentesca. Si può vedere già subito nel design, come per esempio abbiamo visto il gancio frontale per consentire di impilare i fucili a piramide, ma anche di altri semplici dettagli. Inoltre l'otturatore è così meravigliosamente complicato, ma anche così meravigliosamente sensibile a sporco e polvere e in generale all'usura. Tante parti meccaniche che ruotano e hanno bisogno di sedi precise, pulite e decisamente lubrificate in cui scorrere, beh, nell'ambito della trincea sono decisamente fuori luogo. Tuttavia un dettaglio che mi sento in cuor mio di riferire, rompendo una lancia in favore di quest'arma, è il fatto che dal canto loro non ho trovato mai rapporti, mai pensieri, mai potremmo dire lamentele proferite dai soldati per quanto riguarda l'utilizzo di questo fucile, in quanto molto probabilmente l'addestramento cui erano sottoposti imponeva la pulizia costante e l'attenzione costante all'otturatore dell'arma e ai sistemi di sparo. Dunque la truppa imperiale non si lamentò mai in maniera così vistosa di questo dettaglio da perlomeno darci modo di pensare che gli fosse giunto all'occhio in maniera lampante. Ora noi possiamo dirlo col senno di poi e anche paragonandolo con altre armi, ma all'epoca la truppa generalmente non si lamentò mai di questo problema. Un altro difetto che viene attribuito all'otturatore è che sia particolarmente fragile. Questo otturatore sicuramente è complicato, sicuramente è delicato, nel senso allo sporco e all'usura, ma decisamente non è fragile. Infatti quando poi nel 1930 gli Steyr, gli M95, verranno riprodotti e prodotti tubati nella nuova munizione, la 8x56R ungherese, in realtà l'otturatore non cambiò. La munizione era una munizione più potente, ma l'otturatore non venne modificato, in quanto non
presentava problemi nel trovarci a dover sparare munizioni più performanti. Tuttavia, un buon difetto che può essere rilevato a quest'arma, oltre alla sensibilità dello sporco, non è proprio legato all'arma, quanto piuttosto alla munizione. La polvere grafitata Schwab, infatti, non è, come abbiamo detto, una vera e propria polvere nera, è una specie di via di mezzo fra una polvere in fume e una polvere nera, una polvere semi-infume, appunto, ed è una polvere che ha un sacco di problemi. Il principale è quello di lasciare una quantità enorme di feci nella canna. Le feci sono essenzialmente i residui dello sparo, il materiale che durante la combustione non diventa gas. Tali feci sulle lunghe vanno a otturare un sistema che di per sé è già, come abbiamo detto, sensibile allo sporco. Dunque non fu una scelta molto felice quella della polvere grafitata Schwab come propellente per le munizioni di quest'arma. Inoltre, proprio come abbiamo già visto su questo canale per quanto riguarda le munizioni del Carcano 91, anche la munizione, la pallottola dell'8x50R Steyr, invecchiò malamente. Era un proiettile molto lento, come abbiamo visto, era un proiettile con una punta semisferica, decisamente non al passo coi tempi, non al passo coi tempi quantomeno nel contesto della guerra europea. Dunque venne sostituita solamente alla fine della guerra, solamente nel 1930, con una versione denominata 8x56R ungherese, che venne adottato sia dall'appunto neonata Repubblica di Ungheria ma anche dalla neonata Repubblica Austriaca. Tuttavia questa conversione non fu completa. Fin nel 1945 infatti venne prodotto il classico 8x50R Steyr senza problemi. Si parla della munizione che abbiamo nominato finora, quella con la punta semisferica, in quanto la munizione con palla semisferica continuò ad essere prodotta sino al 1945. Quest'arma venne anche utilizzata nella Seconda Guerra Mondiale, venne utilizzata sia dalle truppe italiane, dalle truppe coloniali italiane, i quali utilizzarono degli Steyr di preda bellica in Etiopia e comunque nelle guerre coloniali appunto, ma anche dai soldati tedeschi. Dopo l'Angelus, le truppe austriache che avevano in dotazione ancora vecchi Steyr M95 non tubati con la nuova munizione in 56R, continuarono tranquillamente a utilizzare tale arma. Inoltre, sempre fra le truppe tedesche, la presenza degli Steyr M95 si registrò anche fra le fila della Volkssturm. In conclusione a questo video, signori miei, posso darvi una mia opinione personale, ovvero sicuramente non è il fucile più tecnologicamente avanzato che vi fu all'epoca del primo conflitto mondiale e non è certamente un'arma miracolosa come spesso viene professata. Tuttavia, dal punto di vista meccanico e dal punto di vista meramente estetico, per me, per mia visione personale, l'M95 Steyr rimane uno dei fucili più belli mai prodotti, una delle armi più belle mai prodotte. Dunque io ringrazio ancora Simone per la disponibilità, per l'ospitalità e l'opportunità fornitaci di poter realizzare questo video, veramente grazie mille dell'occasione. Dunque se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace e considerate, perché no, l'idea di iscrivervi a questo canale per altri contenuti sulla Prima Guerra Mondiale, ma più che altro sulla storia militare in generale. Inoltre condividete questo video con i vostri amici appassionati di armi e con i vostri amici appassionati anche semplicemente dello Steyr M95 per condividere con loro alcune perle di conoscenza che magari non conoscevano. Io come sempre sono il Baffo Storico e ci rivediamo presto ad un prossimo video. Statemi bene!